stamattina e oggi pomeriggio vediamo di avviare una conclusione, contestato l'argomento, questo è la fine all'ultimo degli impianti motori tecnici che andiamo a studiare. L'impianto noto con il nome motore a combustione interna alternativo. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Ieri stavamo commentando, definizione della potenza di questi motori che possiamo scrivere, la descriviamo, l'andrata per la densità della abbiamo trovato un'espressione di questo genere, lì vi ricordo è la cilindrata complessiva, cioè la cilindrata unitaria per il numero di cilindri se il motore è pluricilindrico. Ok, e in particolare stavamo commentando questa relazione, cioè stavamo discutendo sui termini che io ho chiamato gradi di libertà in mano al progettista tecnico del motore, il quale tipicamente ha il compito di arrivare a questo risultato utilizzando appunto gli elementi a sua disposizione, ovvero i gradi di libertà di cui stiamo parlando, e avevamo proprio sottolineato come questi gradi di libertà in realtà siano esattamente questi tre. Evito insomma di ripetere come mai siano giusto questi tre e non tutti gli altri presenti nell'espressione, se meno che non ci siano domande da parte vostra, se è tutto chiaro, quindi procediamo per questa strada. Come stavamo dicendo ieri, quindi abbiamo visto l'importanza delle dimensioni, la cosa più intuitiva, e il problema appunto per come l'abbiamo posto, l'abbiamo visto, è introdurre all'interno del nostro sistema, introdurre la capacità del nostro sistema di elaborare, di smaltire una certa portata di fluido di lavoro rappresentato dall'insieme, dalla miscela costituita dal flusso di combustibile sicuramente, che è quello che porta l'energia primaria da convertire in energia in potenza meccanica, e abbiamo detto chiaramente questo si accompagna al flusso di l'altro reagente, l'ossidante, tipicamente l'aria, e quindi diciamo la potenza chiaramente dipende dalla capacità di elaborare in una certa unità di tempo questa portata di aria e di combustibile. Quindi chiaramente in un certo intervallo di tempo la massa d'aria che si riesce a racchiudere e quindi a far lavorare all'interno del nostro sistema, abbiamo detto, sicuramente dipende dalle dimensioni del sistema, in particolare da quella grandezza tipica che abbiamo chiamato cilindrata. Abbiamo anche detto che appunto parliamo di una potenza, cioè del lavoro che si raccoglie nell'unità di tempo, e quindi evidentemente legata alla rapidità con la quale siamo in grado di intrappolare all'interno dei cilindri e questa miscela di cui parlavamo, e quindi di farla, come si suol dire, lavorare, partecipare al ciclo termodinamico e ripetere ciclicamente quindi tutte le fasi del ciclo che caratterizza il funzionamento di questi
di questi propulsori. Quindi evidentemente quante più volte riusciamo, questo è il significato di Enya, riusciamo a ripetere un ciclo di funzionamento nell'unità di tempo, tanto maggiore a parità di tutto il resto sarà la potenza che riusciamo ad ottenere. Infine, avevamo lasciato per ultimo quest'altro parametro motoristico, che abbiamo detto è un parametro molto importante, il coefficiente di riempimento, che praticamente diciamo, ci dà un'idea, un parametro di merito sull'efficienza con la quale viene effettuata questa importante operazione propedeutica al funzionamento di questo tipo di impianto. Vi ricordo, un impianto volumetrico che deve essere sistematicamente, per il suo funzionamento, deve essere sistematicamente riempito e svuotato di fluido di lavoro. Riempito e svuotato sono due operazioni assolutamente propedeutiche al ciclo termodinamico, quindi al sovrintendono, determinano anche l'entità della potenza che si riesce a raccogliere. E queste due operazioni, quindi, abbiamo detto, si chiamano nel loro complesso, si chiama operazione di ricambio della carica all'interno dei motori, in questo caso che stiamo occupando dei motori a 4 reti. Ne ho detto, questa operazione può avvenire con diversi gradi di efficienza, nel senso che a parità di dimensioni del motore, quindi della cilindrata, a parità di velocità di rotazione, quindi di numero di cicli che riusciamo a compiere nell'unità di tempo, a parità di tutto questo, chiaramente, siccome il punto che ci interessa è la massa di aria e quindi ad essa è legata chiaramente la massa di combustibile, quindi in generale la massa di miscela che partecipa alla reazione di combustione, siccome stiamo parlando, abbiamo fissato l'attenzione sulla corrente gassosa, sulla corrente aria che compone questa miscela, abbiamo detto come, trattandosi di un gas, la massa che riusciamo a intrappolare all'interno di un certo volume di controllo dipende fortemente dalla sua densità e quindi questa a sua volta dipende dalle condizioni fisiche nelle quali noi andiamo ad effettuare questa operazione di riempimento. Condizioni fisiche intendo dire pressione e temperatura dell'aria all'ingresso dei cilindri del motore. Questa, dicevamo, questa sia pressione sia temperature possono variare abbastanza significativamente a seconda di certe scelte che si effettuano nel disegno del sistema, si chiama di alimentazione, del sistema che porta l'aria ai cilindri, anche è legata anche al disegno del sistema che allontana i gas combusti a fine ciclo. Queste due fasi, dicevamo ieri, sono strettamente correlate fra di loro, nel senso che il successo dell'una dipende dal successo dell'altra e viceversa, e quindi queste condizioni di pressione e di temperatura possono variare, come dicevo, a seconda del disegno di questi sistemi di aspirazione scarico del motore, e quindi possono far variare la densità dell'aria, quindi la massa che si intrappola alla fine di una fase di introduzione, una fase di aspirazione, e questo può far variare in maniera significativa il nostro coefficiente di riempimento.
come vi dicevo, ieri ci siamo fermati proprio su questo punto, dicevamo questo è significativo perché ottimizzando, cercando di spostare verso l'alto questo coefficiente che vi ricordo per i motori i cosiddetti naturalmente aspirati e per come l'abbiamo definito è un coefficiente che non può superare l'unità e quindi diciamo i sistemi migliori sono quelli che presentano un lambda B che tende ad 1, insomma superiore a 0,90. Okay. E per ottenere appunto questo risultato significa che è stata posta particolare cura in tutto quello che è appunto quello che stiamo definendo il sistema di aspirazione e scarico del motore. Dicevamo ieri, aggiungiamo quindi qualche considerazione, diciamo ieri che appunto la pressione all'ingresso del cilindro si abbassa, quindi diciamo la pressione di ingresso al cilindro si abbassa rispetto al valore atmosferico perché subisce diciamo delle perdite fra l'ingresso fra l'atmosfera, le condizioni in cui viene le condizioni in cui viene prelevato sia per questo modesto incremento dell'energia cinetica che deve subire sia per vincere tutte le perdite di carico che vi ricordiamo sono del tipo distribuito e concentrato. Okay. Quindi è evidente che i motori che vogliano privilegiare questo parametro, questo lambda V, si indirizzeranno verso dei condotti di aspirazione. Dicevamo, queste perdite sono sensibili alla rugosità superficiale interna, che okay, qui ci passa l'aria, okay. E dipendono quindi dal tipo di materiale, dalla lavorazione interna, quindi dal coefficiente di attrito fissata alla velocità, chiaramente dipendono dal quadrato della velocità, ma dal punto di vista geometrico dipendono dalle caratteristiche del materiale con cui è realizzato il condotto, dipendono dalla lunghezza complessiva del condotto, perché appunto sono perdite distribuite per ogni unità di lunghezza di condotto che l'aria deve attraversare, queste evidentemente crescono. Okay? E queste sono le perdite cosiddette distribuite, poi abbiamo detto ci sono perdite concentrate se ci sono ostacoli lungo il cammino, come può essere un filtro, una valvola o quant'altro, ok? E quindi sono sedi di perdite concentrate, come altrettanto sono per sedi di perdite concentrate le variazioni di sezione. Ogni variazione di sezione corrisponde ad una perdita concentrata o una variazione di direzione altrettanto. Okay, quindi è evidente che quanto più lo si fa lungo complessivamente questo condotto è elaborato, articolato con continue variazioni di sezione, ostacoli lungo il percorso, tanto più si abbassa questo coefficiente. Quindi invece il propulsore ottimizzato per massimizzare questo coefficiente, quindi la potenza che si può ottenere fissati i valori di cilindrata e di velocità di rotazione, tende a fare
il contrario, cioè a fare dei condotti quanto più corti possibile, con il minor numero di deviazioni possibili. Un esempio, per esempio, sono un mondo un po' a parte, però a qualche cosa riescono a insegnare. Se voi guardate i motori di solito impiegati nelle competizioni, questi condotti, e confrontate il condotto del motore della vostra automobile, dei vostri genitori, aprite il cofano motore, guardate i condotti di aspirazione, se voi vedete quelli del motore normale, poi magari vediamo qualche immagine, trovate, insomma, per esigenze di spazio, per esigenze di collocazione all'interno del vano, eccetera, trovate dei condotti più o meno lunghi, articolati, con diverse variazioni di sezione, variazioni di direzione, quindi un percorso un po' tortuoso che chiaramente fa crescere questo termine e quindi penalizza il coefficiente lambda b. Dicevo, se invece andate a vedere i condotti di un motore da competizione, voi trovate dei condotti estremamente corti, perfettamente rettilinei, lavorati all'interno qui a specchio praticamente, cioè una lavorazione superficiale, come se fosse un bicchiere praticamente, dove chiaramente questo tende a ridurre, diciamo, queste perdite, se non a zero, ma a valori molto prossimi, e quindi, diciamo, questa penalizzazione si riduce fortemente, e questo, se il motore fosse aspirato, farebbe crescere appunto il lambda V a valori 0,95, 0,96, eccetera, cioè dove praticamente si è conservato, il significato fisico è che si è conservato il patrimonio energetico iniziale dell'aria, minimizzando le perdite lungo il percorso, quindi questo consente questo discorso. Una cosa tipica che sicuramente qualcuno di voi avrà sentito, avrà letto, si sarà divertito a notare, ma che forse non ha messo in relazione a questo aspetto, dipende anche dal fatto che se voi andate a vedere come è fatta la testa del cilindro vista in pianta, immaginate che qui appunto arrivano e quindi qui sopra arrivano, diciamo, non è proprio così, ma facciamo finta che qui arriva, e immaginatelo perpendicolare al piano della lavagna, il condotto di aspirazione, e da quest'altro lato c'è il condotto di scarico che porta via. Il tutto chiaramente è regolato dalle porte che si aprono e si chiudono, quelle che chiamiamo porte, che come sapete si chiamano valvole, no? La valvola di aspirazione e di scarico che possiamo immaginare fatte in questo modo. Okay? Come vedete, chiaramente, data un certo diametro del cilindro, quello che abbiamo chiamato alesaggio, chiaramente le valvole non è che possono avere una superficie piana pari, per esempio, a metà superficie dell'area di base del nostro cilindro, perché chiaramente il loro diametro è limitato dal fatto che poi non si devono toccare, insomma, ok? Quindi questo significa che questo spazio qui non viene sfruttato come sezione utile, quindi questo significa che appunto il condotto che arriva qua, che era partito per esempio con un certo diametro, perché guardate che uno dice vabbè, lo faccio piccolo il condotto, se lo faccio piccolo e devo far passare una certa portata, questo significa che a diminuire questa sezione, a parità di portata, deve crescere la velocità con la quale il gas, l'aria, in questo caso, deve viaggiare in quel condotto, e come abbiamo detto, queste perdite distribuite dipendono dai parametri geometrici che abbiamo detto, ma dipendono molto dalla velocità di attraversamento tramite addirittura di tendenza quadratica, quindi crescono con andamento parabolico, e quindi non è che si possono fare dei condotti stretti
Sì. Però arrivati in questo punto, però la dimensione, il diametro del condotto evidentemente è condizionato dal diametro di questa valvola, il quale diametro di questa valvola a sua volta è condizionato dall'alesaggio. E quindi questo porta a sfruttare male questa superficie e quindi ad accettare una certa perdita in questo caso. Quindi un accorgimento, quale può essere? Anziché fare due valvole appunto il cui diametro si fa volendo quanto più grande possibile, si preferisce per esempio adoperare due valvole per l'aspirazione di diametro più piccolo e due valvole per lo scarico, in modo da fare più o meno una cosa di questo genere, che per esempio così. Ognuna di queste ha un diametro un po' più piccolo rispetto al disegno precedente, però come potete intuire, messe in questo modo, 4, quindi 2 per l'aspirazione, 2 per lo scarico, sfruttano meglio tutta l'area a disposizione e quindi questo induce un minore fattore di perdita concentrata. Proprio sulle valvole si registrano dei forti valori perdite concentrate. Questo accorgimento, diciamo, consente di ridurre in maniera sensibile questa perdita e quindi è uno di quegli accorgimenti classici che portano al miglioramento del coefficiente di riempimento dell'AMD, quindi quello di adottare non una valvola di aspirazione, una di scarico, ma il doppio, per esempio, 2 per l'aspirazione e 2 per lo scarico, quindi 4 valvole per ogni cilindro. Quindi questi motori, se hanno n cilindri, avranno n per 4 valvole. Okay. Adesso vediamo quello che vi dicevo all'inizio, forse abbiamo messo un attimo da parte questo discorso, però è importante riprenderlo, è una caratteristica fondamentale di questo tipo di impianto motore. E abbiamo detto proprio quando li abbiamo cominciato a introdurre questo discorso, abbiamo detto questi impianti si caratterizzano per il fatto, data la loro applicazione, cioè sostanzialmente abbiamo detto oggi raramente sono utilizzati per la produzione dell'energia elettrica. E molto più frequentemente, sapete, la loro applicazione principale è quello per fornire propulsione ai mezzi che camminano sulla terra o sull'acqua del mare. Per entrambi, ma per facilitarci il compito, pensiamo un attimo ai mezzi di locomozione terrestre, come dicevamo, la caratteristica di questi motori è quella di doversi adattare alle condizioni dell'ambiente in cui quel motore deve andare a lavorare, quindi voglio dire, significa dover regolare continuamente la potenza. Noi qui stiamo tacitamente intendendo che in questo modo determiniamo il valore massimo della potenza, ma sappiamo che il propulsore è chiamato proprio per sua natura a fornire una gamma ampia di potenza, un valore minimo che gli serve a girare, insomma, anche senza produrre lavoro utile, quindi un minimo per vincere gli attriti e autosostenersi, fino al valore massimo per il quale è stato progettato.
Quindi questo significa che diciamo, è importante per questa categoria di impianti andare a vedere quella che si chiama curva della erogazione della presa, cioè se appunto diciamo tipicamente un motore ruota tra due velocità di rotazione, una minima che serve per il corretto funzionamento, che non può essere zero, è di alcune decine di giri al secondo o centinaia di giri al minuto, come preferite, fino a un regime massimo che ne abbiamo parlato ieri, è abbastanza variabile, dipende dal tipo di motore. Noi stiamo cercando di generalizzare, proprio ieri abbiamo detto che ci sono motori molto grandi e molto lenti, vedi quelli per la propulsione navale, motori piuttosto piccoli e molto veloci, vedi quelli delle motociclette. Quindi questo significa che questo N massimo varia da alcune centinaia di giri al minuto, qualche migliaia di giri al minuto, fino a oltre 10.000, quindi è difficile generalizzare. Quindi in generale possiamo dire un minimo ed un massimo. Okay, e cercare di capire come varia la curva della potenza in funzione di questa velocità di rotazione. Per fare questo possiamo anche considerare, facciamo anche un'altra considerazione, cioè ricordiamoci che che in generale, se io dimentichiamoci un attimo come è stata ottenuta quella potenza, le cose insomma dal punto di vista termodinamico stanno più o meno scritte qua dentro. Andiamo a vedere dal punto di vista puramente meccanico, dinamico, insomma. Cioè, se noi abbiamo l'albero, appunto motore, l'albero che gira con una certa velocità di rotazione omega, ok? E questa roba, per farlo girare, chi è e come fa a farlo girare? In questo momento non ci importa, lo sappiamo, perché è il motore che è costruito in un certo modo, che sfrutta una certa termodinamica, sfrutta un certo cinematismo di spinta per far ruotare quest'albero, però vuol dire che insomma ci sarà qualcosa che gli dà una forza, no? Per ruotare, una forza che, parlando di rotazione, si chiamerà momento torcente, o come sapete coppia, no? Coppia motrice. Quindi se io applico questa coppia motrice, che appunto deriva dal motore, però dimentichiamocelo da dove deriva, insomma, quindi se questo gira con una certa coppia motrice, chiamiamola C, grande, ok? E questo ovviamente moltiplicato per la velocità con la quale quest'albero ruota ci dà appunto questo prodotto. Questo ha le dimensioni di un'energia, di un lavoro, d'accordo? Questo ha le dimensioni di inverso del tempo, e quindi quello che viene fuori è sicuramente una potenza trasmessa a quest'albero. Quindi questo guardandolo dal punto di vista puramente dinamico, dimenticandoci della termodinamica che c'era, cioè questa coppia da dove viene fuori, per il momento non ci interessa. E quindi scritta in questo modo, come unità di misura, se questo è espresso tipicamente in kilojoule e questo in radianti al secondo, ancora una volta qui avremo la potenza in kilowatt, d'accordo? Se vogliamo per esempio utilizzare invece dei radianti al secondo la unità di misura della velocità di rotazione che più ci è familiare, cioè i giri del motore al minuto o al secondo, per esempio al minuto, vabbè, questa qui la scriveremo come C per N per 2 pi greco, se parliamo se questi sono radianti al secondo e vogliamo i giri al minuto, evidentemente dobbiamo dividere anche per 60.
Vabbè, questo è un numeretto, sarà 6, 28, 60, viene quello che deve venire, insomma, quindi è una costante che poco ci interessa. Quello che appunto stavamo dicendo, per un attimo la scriviamo così, ci dimentichiamo da dove viene fuori questa coppia, ma se poi ce lo ricordiamo è chiaro che la potenza che abbiamo ricavato da questo discorso puramente cinematico deve essere chiaramente quella, insomma, quella coppia che sta là dentro deve venire da, evidentemente da qua, non è che più piove dal cielo. Quindi possiamo uguagliare queste due espressioni e scrivere quindi che questa lettera è anche uguale a questa coppia C per N per quella, vabbè, per quella costante di greco diviso 60. Quindi se ci dimentichiamo un attimo di questa costanza, vediamo che ricaviamo immediatamente che N sta qua, e quindi che questa coppia motrice, questa grandezza, senza che la scrivo, dipende da tutti questi parametri, cioè sostanzialmente dipende da B, dipende da, dal coefficiente di riempimento, e dipende da alfa, questi sostanzialmente, fissato come al solito il tipo di combustibile, quindi la sua energia potenziale chimica, atteso che il rendimento abbia un certo valore e via discorrendo. Okay. Questo che cosa, perché ci aiuta questo? Perché appunto che cosa vediamo? Vediamo che per un motore, quindi questo influenza questa grandezza, la coppia, quindi il fisicamente, vorrei la vostra attenzione su questo concetto, cioè fisicamente questa coppia che cosa rappresenta? Rappresenta il lavoro che noi nel ciclo termodinamico, come al solito, riusciamo ad ottenere, ok? E quindi poi se quel lavoro lo otteniamo n volte in una certa unità di tempo, abbiamo una certa potenza. Se lo stesso lavoro lo otteniamo 2n volte, per esempio, nell'unità di tempo, avremo una potenza doppia, però stiamo semplicemente ottenendo quel lavoro più spesso, cioè diciamo il parametro che governa è questa velocità. Viceversa, sarebbe interessante, è una grandezza molto interessante, perché appunto ci dice che fissata una certa velocità di rotazione, la potenza che noi riusciamo ad estrarre dipende fortemente dal valore di questa grandezza, di questa coppia, che appunto non è altro che il lavoro che alla fine si raccoglie, il lavoro utile che abbiamo scritto l'altra volta, cioè la differenza tra il lavoro di espansione e il lavoro di compressione è quello che abbiamo chiamato lavoro di pompaggio, pari alla somma del lavoro di aspirazione più il lavoro di scarico. Ok? Quindi noi questo lo otteniamo per ogni ciclo di funzionamento, e quindi indipendentemente dalla velocità di rotazione, questo ci dice che se io fisso una certa velocità di rotazione, ok, se il mio motore mi dà una coppia pari ad un certo valore che io individuo qua sopra, faccio il prodotto, se da qui per esempio ci metto la coppia, ok, se faccio il prodotto ascissa per ordinata, ottengo il valore della potenza che vado a leggere qua, d'accordo? A meno di una costante, appunto, 2 più greco su 60, che non ci interessa. Quindi, se viceversa un motore un po' diverso, a parità di velocità di rotazione, mi dà un lavoro, una coppia più alta, diciamo, questo motore a quella stessa velocità, quindi impegnando allo stesso modo il mio propulsore, mi dà questo valore. Se faccio ancora una volta il prodotto ascissa per ordinata, otterrei un valore di potenza più elevato, okay? Ovviamente
Perciò dico è una grandezza importante. Perché è importante? Perché è quello che stavamo dicendo, i valori di questa grandezza, di questa coppia, che posso ottenere per ognuno di questi valori della velocità di rotazione, evidentemente mi danno un'idea della potenza che il motore eroga al variare di questa velocità di rotazione, che è un parametro, insomma, quando uno utilizza il mezzo di locomozione è qualcosa di estremamente interessante, cioè sapere che già a basse velocità si può disporre di una certa potenza oppure no, è una condizione che interessa molto l'utente, e su questo poi faremo qualche commento più avanti. Allora, dicevamo, quindi è importante, diciamo, stabilire questi valori di questa grandezza del lavoro ricavato che stiamo chiamando coppia motrice. Allora, in fase di progettazione del motore, è chiaro, sta scritto qui, in pratica la coppia dipende fortemente da quel discorso, insomma il lavoro chiaramente dipende dalla massa di fluido che ha partecipato al ciclo termodinamico, la massa dipende, come abbiamo detto, dalle dimensioni della nostra scatola, e quindi sicuramente c'è questo parametro. È inutile che ripeto tutto il discorso che abbiamo fatto sul lambda V, e su alfa a rigore ce lo devo mettere, però diciamo per il momento potremmo anche trascurarlo, non che non influenza numericamente, sta scritto, sta qua dentro, quindi se vale 14 o se vale 20 chiaramente cambia questa cosa, diciamo trascurarlo nel senso che avevamo detto ieri, è un parametro che non costituisce un grado di libertà, diciamo non è un parametro. Se adesso il compito del progettista è quello di realizzare una certa coppia, come prima stavamo dicendo, realizzare una certa potenza, chiaramente lui non si affida ad alfa come grado di libertà per raggiungere il suo obiettivo. Quindi in questo senso dicevo trascurare nella discussione, non nel calcolo. Quindi in fase di progetto sicuramente questi sono i due parametri, ma la cosa più interessante non è tanto l'influenza a livello appunto di quando si deve decidere come costruire il motore, per esempio, quindi che valori scegliere, che valori ottenere per questa grandezza, che valore scegliere per quest'altro, eccetera, ma quello che dicevamo prima, supponiamo che il motore è stato realizzato, quindi se è stato realizzato V è quello che è, insomma è venuto fuori, abbiamo scelto un motore con una certa cilindrata, e concentriamoci, come dicevo, sul funzionamento di questo motore realizzato, funzionamento che, tornando al discorso di prima, prevede una variazione del suo regime di rotazione, cioè questo motore una volta realizzato, a differenza, sottolineo questa cosa che l'ho detta più volte, però forse non l'ho sottolineata abbastanza, tutti gli impianti che abbiamo studiato prima non hanno questo tipo di problema, insomma l'impianto con turbina a gas, voi non mi avete mai sentito dire se compressore e turbina girano a 3.000 o a 5.000 giri, perché non è tanto importante, sì è un parametro che evidentemente condiziona certe prestazioni, ma sicuramente non è variabile durante il funzionamento. Una volta che io l'ho progettata, tanto di turbina a gas fatto in un certo modo, quello gira sempre a quella stessa velocità di rotazione. Perché? Perché deve produrre energia elettrica, non serve a far muovere le cose, a meno che non sia un propulsore aeronautico, ma là il discorso si compie. Ok? Quindi, viceversa, questo tipo di motore, questo parametro della variazione della velocità, della regolazione, quindi della velocità e quindi della potenza, è assolutamente importante, perché come abbiamo detto più volte, questi motori vengono applicati raramente nella produzione dell'energia elettrica, e al 99% dei casi vengono adoperati per far muovere qualcosa, dalla motocicletta, al camion, alla nave, all'autobus, all'automobile e via discorrendo.
Ok? E quindi è chiaro che c'è questa forte variabilità. E allora andiamo a vedere in questa espressione, appunto, se dipende da questi parametri. Abbiamo detto alfa, per il momento escludiamolo dalla discussione, perché è un parametro che il progettista vede come dato di input al suo progetto, perché da questo dipende fortemente la qualità della trasformazione della reazione di combustione. Se il motore è già stato realizzato, evidentemente la cilindrata non è un parametro interessante. Il problema si riduce ancora una volta al lambda B. Diciamo, questo lambda B che fa in funzione di n? Ok? Se fosse costante, la nostra curva della coppia sarebbe questa, ok? E la curva della potenza sarebbe lineare, perché faremo il prodotto di una costante per quelle ascisse che variano in quel modo, d'accordo? In realtà, appunto, le cose non vanno proprio così, in quanto questo coefficiente di riempimento ha una certa dipendenza da n, nel senso che se io lo andassi a coefficiente di riempimento può variare in funzione di n in maniera abbastanza diversa da caso a caso, da propulsore a propulsore, cioè a volte i costruttori proprio vi forniscono queste curve caratteristiche, e voi, se per esempio prendete tre propulsori diversi, trovate che, appunto, ragioniamo per esempio a parità di valore massimo di questo coefficiente, quindi non è tanto il picco che ci interessa quanto l'andamento in funzione di n. E come dicevo, se voi osservate le curve caratteristiche che vi forniscono per tre propulsori differenti, voi trovate dei propulsori la cui curva del lambda V è una cosa di questo genere. Questo non è zero, questo è minimo. Ok? Cioè, che raggiunge questo valore massimo per un regime di rotazione abbastanza basso. Viceversa, trovate dei propulsori la cui curva del lambda V fa questo, cioè raggiunge il picco quasi in prossimità del regime massimo. Chiaramente, e quindi diciamo, questa è una situazione 1, una situazione 2, chiaramente potete trovare una situazione intermedia, oppure potete trovare ancora, poi ne parleremo un attimo, situazioni in cui si fa in modo di avere un ampio campo in cui è più o meno costante questa erogazione della coppia e per poi decadere. Sono tutte, adesso ho un po' sporcato, io non so se riuscite ancora a distinguere, sono tutte soluzioni possibili. La cosa interessante è che praticamente, per quello che abbiamo detto, possiamo dire che le curve di questa grandezza importante di cui stiamo parlando, la coppia, praticamente, se facciamo anche l'ipotesi di alfa costante, le curve di coppia per un motore realizzato, quindi alfa costante e V costante, significa che la curva della coppia praticamente ricalca la curva di questo coefficiente lambda V. Vi trovate? Di conseguenza, a seconda dell'andamento di questa curva del lambda V, noi avremo per esempio questi due estremi, cioè se ho una curva del lambda V con un massimo
che cade a un basso regime o ce l'otte con il massimo, a parità di massimo, però qui è collocato verso un regime basso e qui verso un regime più alto, quasi massimo. Le potenze, le curve di potenze di questi due motori a parità di lambda V massimo sono però molto diverse. Ok? Perché? Perché io devo andare a sua volta, a mia volta, a fare il prodotto di quelle ordinate per quelle ascisse. Quindi, che cosa significa questo? Che se io andassi a riportare qui le curve di potenza della soluzione 1, io per esempio avrei un andamento di questo genere, ok? Viceversa, a parità di lambda V, quindi a parità di coppia massima, però quando la ottengo così in alto con il regime di rotazione, con la soluzione 2 io avrei una curva, avrei una curva della potenza che fa qualcosa di questo genere, cioè con una erogazione, questa è la curva 2, molto penalizzata fino ad un certo regime, ma dopodiché avviene una sorta di sorpasso, ok? E il valore massimo della potenza è molto più alto rispetto, scusate, rispetto al valore che aveva la soluzione 1. Ok? Perché? Perché a parità di coppia, quindi a parità di lavoro ottenuto da ogni ciclo di funzionamento, io quando vado a fare la moltiplicazione, sta scritta qui, C per N, è chiaro che ottengo valori più alti, se questa varia in un certo intervallo e questo pure varia in un certo intervallo, è chiaro che il massimo del prodotto lo ottengo quando entrambi stanno intorno al loro massimo, okay? Se vado a moltiplicare un valore elevato di questo fattore per un valore basso di quest'altro, a parità di C chiaramente ottengo un valore più modesto. Viceversa, se mi moltiplico quando entrambi sono intorno al massimo, il prodotto banalmente sarà più elevato. E queste che vi ho scarabocchiato alla lavagna sono considerazioni interessanti, nel senso che il progettista del motore deve avere le idee chiare su quale sarà l'applicazione, cioè questo motore, a quel punto non possiamo più generalizzare, cioè questo motore di cui lui si sta occupando, dove dovrà essere montato? Su un autobus che viaggia in città, su un'utilitaria che ha un utilizzo medio, su una vettura sportiva, su una motocicletta, perché appunto evidentemente cambiano quelle che sono, diciamo, le prestazioni ritenute ottimali per a seconda di queste applicazioni. Qui salta agli occhi che la soluzione 2 mi dà una potenza come valore in kilowatt, in cavalli, quando voi appunto prendete le prestazioni, cioè no, il motore 2 mi dà una potenza di P cavalli e il motore 1 mi dà la potenza di P1 cavalli, che sono di meno. Ok, però come potete vedere, se il motore 2 viene utilizzato prevalentemente durante la sua vita, viene utilizzato prevalentemente nell'ambito di questi regimi di rotazione, vedete che il motore 2, più potente in valore assoluto rispetto al motore numero 1, in questo campo di regimi di rotazione è penalizzato, okay? Risulta vincente la soluzione numero 1. Okay, quindi quello che vi dicevo, se dovessi
Se io so che quel motore viene utilizzato su un autobus che si muove in mezzo al traffico di una città, io, progettista, starei attento ad ottenere una curva dell'angolo da B e quindi della coppia, diciamo quasi coincidente con piuttosto del tipo 1. Del tipo 1 piuttosto che del tipo 2, anche se appunto il risultato è che con la curva 2, a parità di valore massimo della coppia, però ottenuta secondo la modalità 2, questa mi porterebbe a poter vantare un livello di potenza massimo più elevato, però non sarebbe una buona scelta se questo fosse il motore. Io lo so che quel motore è stato commissionato per equipaggiare l'autobus di una città che gira in città, insomma, d'accordo? Non avrei fatto una buona scelta. Quel progettista tende a scegliere appunto soluzioni di questo tipo, soluzioni che diciamo subiscono una certa penalizzazione in termini di coppia agli alti regimi, ma che ci importa? Tanto quel motore agli alti regimi non ci andrà mai a girare perché sarà sempre impegnato in mezzo al traffico, d'accordo? E al contempo vedete il fatto che qui abbia subito dei valori, subito nel senso già a bassi giri, abbia dei valori di coppia interessanti, mi fa sì che la potenza poi che è disponibile alle ruote quando questo motore sta girando piano, la potenza sia buona, sia sufficiente. Se avessi scelto un motore sportivo, ok, vedete, il motore sportivo a bassa velocità di rotazione sarebbe penalizzato nettamente rispetto a questo motore tranquillo, diciamo così, però progettato per dare coppia e potenza già a bassi regimi. Chiaro? Sì, facciamo questa cosa e poi ci fa. Il punto è, la cosa interessante per l'ingegnere meccanico è quali sono gli strumenti in mano. Quali sono gli strumenti in mano al progettista per avere una curva che faccia così della lambda con V e quindi della coppia, oppure una curva che faccia così? Cioè, dove sono le differenze? Cioè, queste curve non è che nascono per caso, come dicevo prima, il progettista deve stare attento, se sta facendo il progetto di un motore di un autobus dovrebbe scegliere la curva 1, se quello di una vettura sportiva dovrebbe scegliere la curva 1, ma queste curve non è che le trova belle e confezionate, queste curve dipendono dalle scelte che lui ha fatto nel disegnare alcune elementi costruttivi del motore. Il punto interessante è appunto sapere quali, andare a dire un cenno, fare un cenno su quelli che sono questi elementi che influenzano, cioè che cosa è cambiato nel motore di cui stiamo parlando, di pari cilindrata, pari regimi di rotazioni minimi e massimi. Chiaramente parliamo di motori che adoperano lo stesso tipo di combustibile, se no il confronto non avrebbe senso. Per un fissato valore del rendimento, il più alto possibile che si riesca a strappare chiaramente in quelle condizioni, dice dove sta la differenza? Com'è che c'è un motore la cui curva di coppia è la 1 e invece un altro motore sfoggia una curva di coppia pari alla 2? Cosa cambia? Dove sono le differenze? Di questo dovremmo discutere. È chiaro l'impostazione del problema? Qualche dubbio, qualche osservazione, curiosità? Minuto, no. Sicuro tutto chiaro, nessun dubbio?